Noi siamo adesso in pieno di una competizione elettorale molto impegnativa. E tuttavia dire che le mafie sono una minaccia alla nostra democrazia in piena campagna elettorale non appaia irrituale. A me pare particolarmente cogente. Nel momento in cui c'è il rischio, e il rischio è purtroppo concreto, che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori nel nostro paese, noi comprendiamo che quella è una minaccia alla cosa più importante che c'è in una democrazia, e cioè la libertà di voto nel momento in cui gli italiani sono chiamati a votare. Ed è per questo, consentitemi di dirlo con grande chiarezza, che su questi temi non ci può essere un silenzio in campagna elettorale. Vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono differenti rispetto ad altre organizzazioni criminali per una ragione semplicissima. Perché sono in grado di infiltrare, condizionare le istituzioni e la politica. Liberare le istituzioni e rompere il legame con la politica è un aspetto cruciale della lotta contro le mafie. Questo si fa sempre, durante tutto l'anno, ma se non si fa anche quando c'è la campagna elettorale, c'è qualcosa, tra virgolette, che rischia di non funzionare.